Bene. Allora, abbiamo un po' cambiato la scaletta perché alcuni interlocutori erano già nell'area prima, altri ci raggiungeranno, per cui ci ho dovuto lasciare senza Gianni che è dovuto ritornare dal treno, avete visto fuggire dalla sala da lei, e in particolare con l'agenzia digitale nazionale, l'agenzia Italia Digitale, stiamo lavorando per lo sviluppo e l'utilizzo di questo progetto. Quindi ci teneva in modo particolare a raccontare la loro esperienza e quanto investimenti come questo possono essere riutilizzati anche da altri enti locali di sviluppo. Questo strumento insieme al regolamento dei beni comuni
insieme al brand stesso è allo stesso tempo un manifesto, uno strumento per riuscire a interpretare quello che noi chiamiamo essere una città collaborativa, una città che è fatta da le tante realtà che sono qui presenti, che hanno partecipato non solo al disegno di questa rete civica, ma ai tanti progetti e alle tante iniziative che stiamo portando avanti insieme. È uno spazio digitale, è uno spazio digitale all'interno del quale tutti i cittadini, tutte le associazioni e le realtà economiche del nostro territorio potranno raccontare quello che sono, quello che fanno, potranno aprire un proprio blog, un proprio spazio digitale, potranno vedere all'interno di una mappa geolocalizzata quelli che sono i progetti e le iniziative che sono attorno a loro nella città. Potranno ricevere informazioni su quello che fa l'amministrazione comunale, ma soprattutto su quello che fa la comunità bolognese, e potranno interagire con i servizi dell'amministrazione attraverso un'unica identità digitale. Come sapete, il governo Renzi sta lavorando insieme all'Agenzia Italia Digitale, insieme al Digital Center di Campo Luna, alla costruzione di un'unica identità digitale per l'accesso integrato a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Noi è chiaro che abbiamo messo a rete i servizi del Comune di Bologna, ma abbiamo lavorato sullo stesso principio, cioè che attraverso questo passaggio il cittadino possa ritrovarsi all'interno di uno spazio digitale e accedere in modo facile e ovviamente protetto a un fascicolo che racchiude tutti i servizi della pubblica amministrazione municipale e potenzialmente in futuro i servizi che tutti i partner nostri, pubblici e privati, potranno inserire. L'abbiamo fatto partendo da una storia, quella di Bello. Nasce 20 anni fa, il mondo di internet era in lavoro, tanti italiani hanno avuto l'occasione soltanto negli anni 90 di capire che cos'era veramente la rete, e per le bologhesi è stata la prima porta di accesso. La rete civica 20 anni fa aveva un significato, era quello di far accedere i cittadini alla rete, di dare casella di posta elettronica, di raccontare per la prima volta cosa faceva la pubblica amministrazione online. Oggi il concetto della rete, dei servizi digitali, è stato completamente cambiato dalle innovazioni che sono state introdotte, ma soprattutto il concetto di rete civica non era più attuale. Per questo motivo 3 anni fa abbiamo deciso di avviare un nuovo percorso di riprogettazione, anche perché era tanto tempo che la città lo richiedeva. E abbiamo iniziato con alcuni esperimenti, abbiamo cambiato la legge, abbiamo cambiato alcuni servizi. Abbiamo soprattutto creato un social media team che è fatto da persone che sono all'interno dell'ufficio comunicazione, che hanno lavorato su, prima di tutto, il dialogo con i cittadini, con i social. Su questo abbiamo investito. I dati che oggi noi presentiamo, anche di partecipazione e visita a portali web, dimostrano che siamo andati nella direzione giusta. Nel 2012 i visitatori pubblici del portale web erano 2.485.000, sono cresciuti l'anno successivo, circa 100.000 unità. Quest'anno supereremo i 3 milioni. Su Twitter siamo la prima pubblica amministrazione italiana, nel numero di follower in rapporto con la densità abitativa. Dialoghiamo tutti i giorni su Facebook. Questo ci ha permesso di dare nuovamente centralità alle informazioni che noi passavamo attraverso la rete civica, ma soprattutto di dare risposte in tempo reale, di costruire un modo nuovo di lavorare negli uffici, che ovviamente non più attraverso il fax o la lettera o la petizione devono rispondere oggi a quelle che sono le segnalazioni della comunità. Noi oggi siamo in prima linea, sia come amministratori che come uffici, dobbiamo rispondere in tempo reale sulle segnalazioni delle richieste che vengono fatte attraverso i social. Questa dimensione social ha ampliato moltissimo le potenzialità della rete civica interna e questi dati lo dimostrano. Soprattutto la rete civica aveva bisogno di essere ripensata con la missione fondamentale. Le tecnologie ormai sono a disposizione di tutti, chiunque può scrivere un codice, può sviluppare un blog, un sito. Quello che mancava era dare un senso al nome di rete civica, cioè mettere in rete le risorse che fanno parte della nostra comunità, stimolare la collaborazione, promuovere realmente dei percorsi partecipativi di rapporto orizzontale fra le istituzioni e la collettività. Iperbole si era fermata,
c'erano alcuni oggetti silenti che dormivano quando si fa arrivare, che ovviamente l'ufficio dovevano portare avanti. Noi abbiamo avuto il compito di risvegliare la capacità innanzitutto delle competenze interne del dentro, di chi lavora dentro il Comune di Bologna, e di metterlo in vista su un progetto nuovo e importante. E abbiamo deciso di farlo pensando a tre aree, che sono le tre aree che voi troverete dopo meglio descritte di quanto farò io. Innanzitutto un'area dedicata alla trasparenza, alla rendicontazione e alle informazioni, che nel menu di Pergola è trovata sotto etichetta il Comune. Questa, se volete, è la parte che avevamo già rinnovato l'anno scorso, che abbiamo ulteriormente aggiornato, dove trovate la rendicontazione divisa per politiche di quella che è l'attività del Comune, del sindaco e del consiglio comunale. Qui trovate la rendicontazione puntuale di quello che noi stiamo facendo e per la prima volta attraverso questo nuovo strumento che è il sito Cantieri. Trovate anche delle informazioni dettagliate sui progetti strategici di trasformazione urbana, i cantieri materiali e materiali che stanno cambiando la città. Sul sito Cantieri da oggi trovate tutto un progetto di illuminazione pubblica e cittadina, 41.000 punti luce che stiamo cambiando insieme ai gasoli, tutto il progetto di copertura della Valle Oltremare in città, che completeremo con i privati entro il 2014, fino al 2015, con la copertura di tutte le scuole. Trovate il progetto dedicato alla raccolta differenziata porta a porta, con le informazioni su quelli che sono gli interventi per le misure ecologiche interrate, il lavoro che stiamo facendo con i cittadini per la promozione della raccolta differenziata. Trovate i progetti di cantierizzazione delle scuole. Lo trovate nel dettaglio, 5 comuni da veri appassionati dell'informazione, e soprattutto trovate lì la possibilità di dialogare con noi, di chiedere ulteriormente approfondimenti e di rimanere aggiornati. Poi troverete quest'area nuova che abbiamo direi molto migliorata, che si chiama servizi online. Noi avevamo già tutta una serie di servizi che venivano offerti alla cittadinanza, li abbiamo riuniti all'interno di un unico fascicolo che si chiama fascicolo del cittadino. Qui con un'unica identità digitale per le attività che loro chiedono un'identificazione legale attraverso i social, per quelli invece che chiedono un'identificazione legale attraverso Tinder, potete accedere a 360 gradi a tutti i servizi, da pagamento di tributi, iscrivere i figli a scuola, potete pagare le multe, potete annotare l'auto, annotare una sala, potete fare tantissime cose, partecipare alla lotta per la casa. Trovate qui il link al fascicolo sanitario elettronico. Noi abbiamo utilizzato Federa per l'integrazione dell'identità. Sappiamo che la regione lavorerà presto per un ulteriore miglioramento dell'accesso anche al fascicolo, e qui lo trovate all'interno di un unico ambiente. Trovate soprattutto una mappa che vi geolocalizza e che vi dice quali sono i servizi attorno a voi più vicini. La cosa interessante di questa mappa, che già vi racconta delle evoluzioni future, è che potenzialmente una mappa metropolitana, lo vedrete, è geolocalizzata, quindi non è riferita alla vostra residenza. Dovunque voi siate nell'area metropolitana potete vedere quali sono i servizi attorno a voi che vengono inseriti all'interno di questo portale. Questo significa che domani, quando anche gli altri comuni si integreranno sul programma alla rete civica di Pergola, potranno raccontare, interagire con i cittadini direttamente all'interno del fascicolo. Sempre all'interno del fascicolo troverete l'agenda che è una delle novità più importanti, dove per individuo, per famiglia, per impresa, il comune comunicherà a voi quali sono gli appuntamenti, le scadenze più importanti riguardo ai pagamenti, le relazioni che avete con la pubblica amministrazione. Infine la parte comunità, la mia dedicata ai cittadini, ai singoli, alle associazioni e chi fa cura dei beni comuni. Questa, se volete, è la parte che anche a livello di visione della piattaforma è quella più interessante, perché introduce le maggiori comunità, cambia proprio il paradigma di rapporto fra noi e la cittadinanza. Nella parte di comunità voi troverete una carta con un regolamento, per registrarvi la dovete sottoscrivere, la potete anche cambiare grazie alla consultazione che oggi insieme all'Ancio delle Rete Civiche abbiamo avviato, ed è una carta che dice innanzitutto che la rete civica è un bene comune. Un bene comune per valorizzare quello che voi fate, mettervi in rete e stimolare la partecipazione. Anche qui una mappa geolocalizzata,
lavorare con le famiglie, le imprese, i cittadini, la parte comunità, dove portare insieme il progetto di cittadinanza attiva. L'accessibilità e l'usabilità della rete civica ovviamente è una sfida continua. Noi abbiamo lavorato a questo progetto insieme alla Fondazione ASPI, con un punto di vista importante sulle diverse attività. Continueremo a farlo, lo faremo ovviamente con loro e con altri soggetti che si occupano dei temi della disabilità. Quello che noi presentiamo oggi è un progetto, l'avete detto dalla tabella anche economica, che è stato realizzato con risorse pubbliche e private. E qui voglio ringraziare in particolare i fornitori, come Ginger, Mirka e Snark, gli sponsor di Metro, del Fast Food, che ci hanno dato una mano, la Regione di Romagna che contatta il piano telematico regionale ha dato un contributo, un investimento del Comune di Bologna di 65.000 euro per un totale del progetto di 320.000 euro dato giunto grazie appunto ai contributi che dicevo prima. Un modello di sostenibilità che ci porta oggi a rilasciare la versione che voi vedete, che è online e viene rilasciata anche con il codice sorgente a tutta la comunità, ma che sarà oggetto presto anche di alcune evoluzioni nel 2015-2016. L'obiettivo ovviamente è quello di migliorare alcune nuove informazioni, migliorare anche la newsletter, tutta la parte di promozione di quello che viene fatto, ma soprattutto l'investimento maggiore servirà per migliorare la parte servizi online. Questa parte potrà ospitare i servizi del comune, i servizi dei comuni dell'area metropolitana, ma potenzialmente anche i servizi di terzi. La nostra idea è di avere una sorta di libreria, un app store, dove il cittadino possa decidere che servizio è più interessante. E ovviamente in questa scelta è libero di scartare alcune cose, di inserire altre. Ovviamente ci immaginiamo lo scopo fondamentale dei servizi di pubblica utilità. Ma potenzialmente anche dei terzi possono entrare in quest'area e offrire gratuitamente al pagamento, questo da definire, i loro servizi. Questo può valere per le società partecipate, per le aziende operate, ma può valere anche per alcune imprese, possono essere di grande dimensione, in realtà, che aderendo ai principi della rete civica e ovviamente contribuendo economicamente al suo sviluppo, potrebbero entrare e interagire in queste delle comunità di servizi. Poi la parte comunità, anche questa avrà le sue evoluzioni. Come trovate oggi una presentazione delle consultazioni, che è uno strumento, se volete, nuovo, anche se non particolarmente originale, dove è il comune a consultare i cittadini su proposte e idee che possono essere portate avanti. Dal prossimo anno vogliamo inserire delle petizioni e altri strumenti partecipativi che la comunità stessa potrà generare e proporci. Inoltre, come dicevo prima, tutto il codice sarà disponibile, per cui chi considera che questa rete civica non sia sufficiente, chi è interessato a migliorare, chi lo vuole utilizzare, potrà prenderlo e partecipare all'attività della comunità dell'agenda digitale, potrà insieme a noi sviluppare e contribuire alla sua crescita. Il 2015-2016 poi saranno anche gli anni in cui investiremo, grazie anche ai fondi strutturali e al lavoro che vogliamo fare con la Regione, sulla parte di Big Data. Vorremmo partecipare ai dati che già rilasciamo, che ulteriormente rilasceremo, a un grande progetto dedicato a Big Data di livello regionale e nazionale. Il percorso che ci ha portato fino a qui è questo, questo è il dato fondamentale. Abbiamo lavorato per 3 anni al progetto che vedete, nel mese di novembre abbiamo presentato la giunta al sito, abbiamo lanciato una conferenza stampa, abbiamo presentato una serie di stakeholder che è venuta rilevante, questo è stato il mese in cui ci siamo impegnati, non avendo ancora la rete civica online, in una serie di incontri test in cui svilupparla. Oggi la presentiamo turbi e torni online. I prossimi mesi saranno i mesi in cui la monitoreremo, raccoglieremo i vostri feedback, faremo degli incontri per ulteriormente svilupparla e il 2015 sarà l'anno in cui punteremo i nuovi investimenti sullo sviluppo. Questo è il gruppo di lavoro che ha lavorato a questo progetto, che è un progetto che ha una ricerca pubblica, lo staff che ha lavorato, il team che ha lavorato, fa parte principalmente del Comune di Bologna, insieme ai fornitori che prima raccontavo. Credo sia un progetto che certamente può essere migliorato, ma una frontiera nuova, quella che noi chiamiamo della collaborazione, della strategia di comunicazione pubblica. È in fondo una piattaforma che ha ancora delle potenzialità da sviluppare. Ovviamente chiediamo alla comunità
datang, iscrivermi, sia nella parte dei servizi che nella parte della comunità. La troverete online anche con nuovo emblema di Comune di Bologna, che abbiamo riprogettato per renderlo più affiancabile al nuovo brand della città. Spero che